Allora, un saluto a tutti qui su Racket Club, gioco che ci è stato gentilmente inviato dallo sviluppatore e di cui avrei portato volentieri una live, se non fosse che fare streaming di un gioco standalone sul MetaQuest è un pochino complicato, perché si può fare solamente wireless tramite il wifi, per cui occupare la connessione con lo streaming del video per poi doverlo streamare a sua volta su Twitch, non lo so, temevo che la qualità fosse scarsa o che ci fossero delle perdite di connessione, per cui ho detto a questo punto ci faccio un breve video. Il gioco in che consiste? Boh, nel senso, lo conosco poco, a giudicare dallo strumento che ho in mano direi che è un qualche cosa che ha a che fare col tennis, a giudicare dalle dimensioni del campo direi che è qualcosa che ha a che fare con lo squash. Andiamo a vedere, veloce occhiata alle basi. Per richiamare la palla col grilletto. Oh, guarda, richiama la palla e falla cadere alcune volte. Colpisci la palla sopra la rete qualche volta per capire come funziona. Ah no, non ce l'ho fatta, aspetta. Oh. Un'ultima cosa, fuori dal campo usa la levetta destra, destra, per il teletrasporto, sinistra per me. Ah, ok, ciao. Puoi andare, fai clic sulla porta per uscire. A presto. Ma che, cioè, spiegami le regole, maledetto. Vabbè. A quanto pare ci sono diversi tornei a cui si può prendere parte se uno vuole fare la carriera in single player. Lì c'è il club, immagino che quella sia la parte multiplayer invece. Proviamo a iniziare la nostra carriera. Maui Tropical Open. A quanto pare ogni torneo è costituito da tre partite. Si inizia con i quarti di finale, poi si va in semifinale e infine c'è la finale. Il campo è piccolissimo, è minuscolo, il che non è male perché io in realtà non ho tanto spazio libero per muovermi, sono contento che non mi devo spostare troppo. Allora, la palla deve colpire il terreno prima del muro di fondo, quindi non si può lanciare direttamente al muro, ma si deve lanciare prima a terra. Non lasciare che la palla rimbalzi due volte nella zona mediana. Solleva il pollice per avviare la partita. Che bell'unghia che ho. Match starts. Your third. Inizio io? Sì. Foul, zero, one. Ok, già sto perdendo, bene così. Quindi non Your deve third. fare due Your third. rimbalzi a terra. Però diceva nella zona mediana. Non ho capito, può fare più rimbalzi invece di qua? Vediamo. Faccio abbastanza schifo, va detto. Quanto si arriva? Però Three, two. posso dire che non mi ha spiegato niente. Cioè, quanto si vince? Non sono nemmeno sicurissimo di come si faccia punto. Dov'è? Foul, three, three. Quanto pare l'ho presa male. Back wall, four, nine. Ok, in questo Your momento ha serve. colpito prima la parete, quindi il punto è stato mio. Deve toccare una volta a terra. Bene, buono a sapersi. High serve, I four, serve. ten. Posso Your colpirla serve. subito? Devo vedere se riesco a colpirla subito. Posso? Ok. Fuori. Out, two, five. Sto facendo molto schifo. Ok, primo incontro perso, ci riproviamo. Sto avendo problemi più che altro di spazio perché sono un po' limitato con lo spazio che ho in casa. Pensavo che essendo così piccolo bastasse, ma effettivamente c'è da muoversi. Two, three. E 2 punti. Con 2 a 3. Ma come funziona l'assegnazione dei punti, maledizione? Out, Perché il gioco non lo three, spiega? three. Your serve. Vedi, adesso ne ho preso uno, Your prima ne ho serve. presi due. Purtroppo non spiega bene le regole del gioco, perché è un malus. Probabilmente devo andare a fare io i tutorial, però sarebbe Six, stato, three. secondo me, adatto spiegare all'inizio del gioco, quantomeno le regole. Ok, in base agli Out, scambi aumentano i six, punti che ten. vengono messi a Your disposizione. Ora sto serve. cominciando a capire. Ci vuole molto più spazio di quello che ho effettivamente a disposizione per giocare decentemente. Double gap, zero, four. Ma perché da... Ah, ma io non devo farla rimbalza 2 volte, no che lei! Ora ho capito, io perdo punti se rimbalza due... Se lo faccio troppo corto, perdo punti. Foul, zero, Mannaggia. seven. Your serve. Allora, facciamo un riassunto di quello che ho capito fino a questo momento. Se la palla rimbalza 2 volte nella mia prima metà campo, il punto in realtà è mio, cioè è Out, segnato come one, errore. Quindi, three. praticamente, Your ogni serve. volta che io colpisco, devo essere assicurarmi che la palla arrivi nella metà campo in cui si trova il giocatore. Non deve rimbalzare 2 volte nella prima. Poi la palla deve rimanere all'interno del campo, può rimbalzare contro questi muri. Non deve toccare la rete. A mano che si va avanti con gli scambi, il numero di punti nel momento in cui si conclude l'azione aumenta. Vedete, adesso arriva da 3 punti. E Foul, glielo do a lei. one, Mannaggia! seven. Ok,
Una cosa importante che ho capito è che serve spazio. Io ho troppo paura di andare a sbattere in faccia ai muri. No, maledetta. E l'ho persa anche questa. Mi sa che avrò bisogno di tanto spazio per giocare decentemente. A questo punto diamo un'occhiata al club. Vedo gente che si muove. Che figata. Ciao. C'è gente che gioca. Tra l'altro sento le voci. Spettacolo. Interessante, ma se volessi giocare lì c'è uno shop. Immagino che sì. In fase di creazione di personaggio avevo quasi tutto bloccato. Immagino che si comprino magliette e altre cose. Ma se io volessi giocare, vediamo. Amici, notifica allenamento. Quindi esercizio, gioco contro i bot. Interessante. Trovo questo set di regole abbastanza intelligenti. Fondamentalmente serve per evitare che uno si debba muovere troppo. Il fatto di non poter fare un doppio tocco nella linea davanti serve per evitare che io debba avanzare per andarla a prendere. Il fatto che non può toccare dietro probabilmente serve per evitare, boh, forse tiri forti a cui egli non lo so. O forse per mantenere il gioco un po' più gestibile. Vabbè, comunque devo dire, il gioco è molto interessante. Come tipo, come sportivo è adatto. Perché comunque, diciamo, si adatta al poco spazio che uno ha in casa. Adatta alle regole del tennis e del padel in maniera intelligente alla realtà virtuale. Quindi è organizzato bene. Chiaramente uno deve imparare un attimo a giocare. Dicevo, devo avere meno paura di andare a sbattere contro i muri. E chiaramente mi devo allenare, faccio abbastanza schifo. Io quello che avevo letto in giro è che dicevano che la IA dei bot fosse troppo scarsa. O l'hanno migliorato ultimamente o io sono faccio veramente pena. E va bene, signori, qui dalla Legione della Linea è tutto. Questo era Racket Club, quantomeno i primi 10 minuti contro il primo bot che non riesco a battere. Ah, guarda, lì c'è il menu, che carino. Sono qui. Simpatico. Va bene, signori, grazie per aver guardato. Alla prossima. Ciao ciao.